un'altra gara. Il 4 senza segnare a femminile, anche qui vediamo 7 imbarcazioni, grossa affluenza anche in questa imbarcazione. 4 senza signora femminile con Trizium, Gavirate, Sisport Fiat, Padova, Corgeno, Arno e Lario. E qui anche una gara abbastanza determinata dalla Canottieri Lario, subito in testa, subito avanti, In campo grosso, largo. sì, grosso il divario tra questo equipaggio e gli altri, ma d'altronde sulla barca della Lario ci sono nomi importanti, Sara Bertolasi, Marzari, La Wurzel, quindi tutte ragazze che vestono la maglia azzurra. Lario con Sara Bertolasi, Gaia Marzari, Sabrina Noseda e Aurelia Wurzel. Prova a inseguire Trizium che lotta con Gavirate e Sisport Fiat. Anche questa sembra una gara divisa in due con Lario che scappa via e poi Trizium, Gavirate e Sisport Fiat che si giocano la medaglia d'argento, il titolo di vice campionesse. Trizium con Giulia Pagnoncelli, Claudia Colombo, Elisa Mapelli e Alessia Rabasca. Sisport Fiat, Carlotta Zuanon, Chiara Gilli, Irene Vannucci e Laura Morone, Gavirate con Ilaria Broggini, Silvia Torsellini, Veronica Calabrese e Erika Faggin. Ricordiamo appunto che la Sara Bertolasi è adesso sul 4 di coppia azzurro che andrà a Lucerna, mentre la Marzari 2 senza, capovolta del nostro 2 senza azzurro, mentre la Bertolasi e la Wurzel, che adesso hanno tagliato il traguardo, erano proprio il 2 senza che si qualificò alle Olimpiadi di Londra, primo 2 senza al femminile per la squadra azzurra a qualificarsi per i Giochi Olimpici. Lario, Trizium, Gavirate, Sisport Fiat. Vincitori, le vincitrici sono Bertolasi, Marzari, Noseda e Wurzel. Tra Trizium e Sisport Fiat appena 3 secondi, 2 secondi e 80. E questa è la premiazione. Cerimonia di premiazione 4 senza. Vince il 4 senza senior femminile, sono campionessa d'Italia per l'anno 2014 la Canottieri Lario. Complimenti dunque alla Canottieri Lario che vince il titolo nel 4 senza senior femminile.